Intanto vi dico una cosa, una riflessione che c'entra con quello che si legge noi. Io ieri sono rientrato da Cracovia, lo sapete, no? No, Ho accompagnato. sempre sapendo. Sì, Cracovia è bellissima, anche perché è l'unica città della Polonia che quei bastardi dei nazisti non hanno raso al suolo. Erano troppo impegnati a scappare. Ho accompagnato la figlia di un mio amico a una visita a Auschwitz, eccetera, eccetera, no? E quando ero lì dentro, la quarta volta che ci vado, per porti alla scuola, allora ho cominciato a portarci amici e figli di amici, anche perché l'associazione che ce li porta, se volete, insomma, se avete questa curiosità, si chiama Deina e è presieduta da Francesco Filippi, uno storico che ha scritto diversi libri sul fascismo molto interessanti, anche abbastanza facili, agilini. Quello più famoso è Il fascismo ha fatto anche cose buone, cioè dove prende tutto quello che dicono i neofascisti, no? Che il fascismo ha fatto una politica del lavoro e fa vedere invece insomma cosa ha fatto veramente. Il fascismo ha fatto le pensioni, fa vedere invece le pensioni hanno fatto nel 1907. Insomma, le strade, no? Il colonialismo, ha fatto anche cose buone. Quindi insomma l'associazione si chiama Deina, la trovate su Facebook, andate lì. Vedete un po', perché sono viaggi che non sono semplici pellegrinaggi commemorativi, ma sono vere e proprie attività educative con discussioni, insomma, fatte molto bene. Vabbè, allora, mi sono domandato, no, quando ero dietro Birkenau, che differenza c'è tra l'inferno di Dante e quell'inferno lì? No? Qual è peggio? No? Allora, io una mezza risposta me la sarei data, però ve la dico, poi ognuno fa le sue riflessioni e poi casomai o subito o le prossime volte mi dice se è d'accordo, se non è d'accordo, insomma, una discussione aperta, tanto questi minuti lì. Dunque, dal punto di vista della fantasia, per inventare torture, Dante l'ha avuta sicuramente di più. Per quanto riguarda la terribilità delle pene e delle torture, siamo lì, su per giù. È perché insomma all'inferno ci sono delle cose, mica per scherzo, anche insomma, traditori nel ghiaccio e quelli che ci stanno fino qui è andata bene, perché poi ci sono quelli completamente dentro il ghiaccio, no? In trasparenza, insomma, però la differenza vera secondo me sta da un'altra parte, che l'inferno di Dante è un inferno, diciamo così, ma senza sminuirlo, cioè è un inferno artigianale, cioè le pene, la struttura è un qualcosa fatta proprio con le mani, no? Artigianale vuol dire, cioè, che c'è dietro un'arte, no? Un saper fare. Quindi tutte le pene sono concepite col contrapasso, i diavoli inforcano a mano le persone, no? E tu fanno nella pece bollente, che mettono, anche Lucifero è un artigiano perché muovendo le ali con la sua arte gela cocito e tutto l'inferno. Mentre invece Auschwitz è stato un inferno industriale. Cioè, i modi per trasportare la merce, perché per loro era merce, i treni, i trasporti, lo smistamento, lo sfruttamento di queste persone nel lavoro, lo smaltimento di queste persone nei forni, nelle camere a gas e nei forni, e poi lo spargimento delle ceneri nei vialini per fare in modo che la melma non
non fa, insomma, non ci si affondasse, perché la cenere, sapete, è igrofila, quindi assorbiva l'acqua e rendeva meno praticabile. Tutto questo lo possiamo definire un'attività industriale. È questa la differenza, cioè è stato quello dell'inferno. Di Dante, d'altra parte, l'industria, a tempi di Dante, non esisteva, no? La rivoluzione industriale c'è ancora 500 anni prima che arrivi. E non per questo è meno terribile, no? Assolutamente, però la differenza, secondo me, è questa. Come d'altra parte anche le guerre prima della prima guerra mondiale erano tutte guerre artigianali, nel senso che per ammazzare il nemico bisognava arrivarci a contatto, c'era, a parte l'artiglieria, no? Che era già l'industria che era entrata nella guerra, ma quello lo facevano anche i romani avevano le armi da catapulte, le armi da getto, ma comunque la battaglia di fanteria si svolgeva fondamentalmente col contatto fisico fra i due eserciti, no? Con la prima guerra mondiale invece il contatto fisico non c'era più, cioè, i cannoni e le armi sparavano a chilometri, uno pigiava un bottone, partiva il proiettile e colpiva Pisa, colpiva Livorno, no? Perché le distanze erano queste. Quindi la prima guerra industrializzata, dove non era più l'uomo con il suo agire, con la sua arte, no? A combattere, ma era l'industria che c'era dietro, di cui il soldato era un ingranaggio sostituibile, cioè quando l'ingranaggio si rompeva, e se ne rompevano a milioni, si sostituiva con un altro, finché ce n'era. Questo vi volevo dire. Ho pensato a voi, a Auschwitz, lunedì scorso. Il problema è che a Cracovia faceva più caldo di qui. Ragazzi, prima io questi ultimi 5 anni sono passato dagli 8, 10 gradi sotto zero, sono sempre andato a febbraio, ai 18 di ieri pomeriggio, di ieri l'altro pomeriggio. Di Dio altro, insomma. Problema. È cambiato tutto. Ragazzi, Polonia fa freddo, e anche lì Ma dicevano, tutte boh. queste bombe che continuano a essere utilizzate nella direzione dell'Ucraina, però no, che risentiamo tutti anche di prima, continuo. Fossero le bombe, mi sa che è anche il gas, è anche gli inquinanti che ho buttato in atmosfera io venendo in macchina, è anche questo. Quello che non ci dicono, Anche quello, vabbè, sì. della Comunque, vabbè, per tirarci su facciamo un po' di inferno, così. Allora, il canto 13, mi vedono, mi sentono, non c'è nessuno. Il canto 13 è il canto che, prendendomi un po' in giro l'altra volta, vi dicevo che nomina Cecina, mi spiace. Lusignano non ha avuto questa fortuna. Però è un canto, uno dei più belli, uno dei più importanti, anche uno di quelli dove la fantasia di Dante si è veramente scatenata. Qui Bosco Reggio parla di potente fantasia di Dante, cioè veramente ha dato una delle prove migliori di sé, perché la pena che inventa qui per questa gente non ci ha mai pensato nessuno, anche gli autori precedenti, tutti gli infernali contemporanei a Dante erano robetta a confronto a quello che si è levato dalla testa lui. E si tratta del girone dei suicidi, il secondo girone del settimo cerchio, quindi i violenti contro gli altri, quelli dell'altra volta, delle immersi in sangue bollente, e questi invece sono quelli, i violenti contro se stessi, che sono trasformati in albero. Cioè sono trasformati in albero. Attenzione, non è che a noi ci potrebbe sembrare, ma che pena è, no? Noi nell'epoca dell'ecologia, cioè è anche bello essere un albero, no? Forse. No, cioè la gente l'abbraccia agli alberi, no? C'è l'energia che fluisce, vabbè, io, per l'amor di Dio, uno
Si è contento a braccia larghe, lo dice, è contento per lui. Io non ho mai provato. Dice, funziona. Io sono un leccio. No, vabbè, un conto è Cosa amare gli alberi, un conto è dire? abbracciarli. Cioè, Oggi. comunque, non è così, per una serie di Oggi. ragioni, anzi, due principali. La prima è che nel Medioevo la natura era divisa in regni molto precisi: il regno minerale, il regno vegetale, il regno animale, l'uomo, e erano regni molto ben compartimentati. Cioè, l'uomo medievale vedeva come mostruoso una qualsiasi mescolanza o cosa a metà strada fra uno qualsiasi di questi regni. Quindi un uomo che appartiene al vertice della creazione, che diventa una pianta, è neanche un animale, cioè fa il salto di due, era percepito dal lettore medievale come una mostruosità, una cosa contro ogni procedimento naturale, contro ogni logica. Poi c'è anche da dire che, proprio la finezza della fantasia di Dante, che non sono anime prigioniere dentro alberi, sono proprio anime che sono diventate alberi e che pensano, ragionano come alberi. Cioè, il personaggio principale di questo canto giurerà a Dante per le sue radici, cioè come un uomo giura per i suoi figli, no? O per i suoi genitori, lui dice per le nove radici di questo legno ti giuro, eccetera, eccetera. E poi altre espressioni più da vegetale che da essere umano. E questo è il primo punto. Il secondo punto è che in questo canto Dante è molto coinvolto personalmente, molto, moltissimo, si riconosce in questo personaggio, perché Pier delle Vigne era stato segretario particolare di Federico II, l'imperatore, mica prima e passava, cioè Federico II è stata una figura centrale nel Medioevo, stupor mundi lo chiamavano, no? Stupore del mondo, e lui era il suo segretario. La parola segretario vuol dire proprio, viene da segreto, secretum, cioè intimo, cioè era quello con cui, insomma, l'uomo di fiducia. Però era anche un letterato, un uomo di altissima e vastissima cultura, che Dante aveva letto, che ammirava, e che però poi a un certo punto suscitò l'invidia di altri cortigiani di Federico II, che volevano evidentemente prendere il suo posto. Glielo misero contro, grazie alle calunnie, a farsi accuse. Federico II ci cascò e lo mise dentro, insomma, lo chiuse in prigione a San Miniato, nella torre che ancora si vede dalla CPD. E lui lì dentro, diciamo, per disperazione, ma non solo, si suicidò rompendosi la testa contro il muro della cella, perché non c'aveva, cioè, presa, attestato il muro, c'è un altro modo ma non c'è solo la disperazione in Pier delle Vigne, è anche un qualcosa di più che Dante definisce con una parola estremamente importante, cioè disdegno. Quando uno subisce un'ingiustizia, no? Un'ingiustizia particolarmente grave, viene da assumere un atteggiamento disdegnoso, cioè, e qui che può portare per esempio al suicidio. Con il suicidio io vi dimostro, no, che prima che sono innocente, secondo vi faccio sentire colpa, no? È questo il punto. E guardate che in questo canto Pier delle Vigne, quando parla, assolve anche Federico II, cioè non ce l'ha con lui, che ha creduto alle calunnie, no? Cioè ancora insomma, lo stima, lo ritiene una persona ingannata. Con lui è stato ingannato quanto Pier delle Vigne, cioè, no, Federico II è stato ingannato quanto lui è stato calunniato. Ma in questo è chiaro che Dante si riconosce, anche lui ha subito un'ingiustizia, anche lui ha subito una condanna, anche lui
è stato inseguito da calunnie e discorsi e lui si è chiuso nel suo disdegno. Quindi Dante si riconosce in questa, in questo disdegno di Pietrelcina. E poi c'è anche ancora un altro punto fondamentale, credo, cioè di tutti i peccati che ci sono all'inferno, il togliersi la vita forse è quello più nobile, che ha, no, più nobile no, che ha perlomeno un aspetto nobile. Nel senso, ci sono dei precedenti nella storia di gente suicida, Socrate, no? Per esempio, ma poi anche Catone, morto suicida per la libertà, che Dante non mette all'inferno, ma lo mette addirittura a guardia del purgatorio, quindi fra i beati. E qui Dante si dimostra uno spirito, un artista, assolutamente uno spirito libero, perché contravviene a due regole generali, mette in salvo dei suicidi, cosa che era assolutamente inammissibile per la dottrina dell'epoca, ma anche oggi. Io purtroppo mi sento un po' coinvolto in questa cosa perché nell'82 un mio carissimo amico, un capo scout come me, eccetera, eccetera, si è suicidato, no? E quindi, insomma, alla messa c'era tutti la disperazione, insomma, di poco. Dietro di me, io canto alla bara, dietro di me c'erano due chiese. Quelli le sapete vanno a funerali, no? Ma anche se a vedere chi c'è, no? Chi è morto, Dio si è morto, perché insomma, questa cosa fu grossa, cioè, no? Era un vigile, quindi insomma, ma anche se non era un vigile, insomma, uno si spara un colpo in testa, a finita, è chiaro il giorno dopo è sul giornale. Queste due vecchiette, io mi ero lì che non ci vedevo più dal dolore, dietro dicevano, questa messa è inutile. Tanto si è suicidato è già all'interno. Io veramente, Dio esiste perché, ma ha detto lui, perché io a girarmi, dagli impari labbrate, ci è mancato un centimetro, ma che discorsi dopo, insomma. Ecco, Dante nel 1300 era già molto oltre queste vecchiette, queste signore, via scusate, non vecchiette, sembra. Però erano vecchiette, veramente, venne un po' insecchite, no? Come voi siete belle, tutte, forse tenete anche vecchiette. Come? Sì, è vero, scusate. No, è che questo discorso lì l'ho sempre fatto a scuola, e ora me lo sono un po' scordato che iniziamo a scuola. Allora, dicevo, che insomma Dante nel 1300 era già arrivato oltre, diciamo, delle persone del XX secolo. Quindi poi Dante qui mostra un rispetto per Pietrelcina che mostrerà anche, per esempio, nei prossimi peccatori che troveremo, che sono gli omosessuali. Dante in più occasioni mostra rispetto per i peccatori, anche in questo sì, perché per esempio ho visto che ve l'ho rammentato, no? Che Dante mette gli omosessuali all'inferno. Allora è omofobo? No, perché Dante rispetta gli omosessuali che incontra, cioè addirittura per Brunetto Latini ha delle parole nobilissime, il colloquio è di un livello elevato. L'omofobo è l'opposto. L'omofobo è uno che dice, vabbè, ti gradono uomini, fai, però ti disprezzi. Chiaro, Dante fa l'opposto. Sei omosessuale, mi dispiace, ma per la legge, i suoi riferimenti culturali erano quelli, per la legge di Dio, non è colpa mia, ti devo mettere all'inferno, però ti rispetto. Quindi è esattamente l'opposto, perché tanti omofobi si giustificano dicendo, no, io ho tanti amici omosessuali, però per me, no, Dante nel 1300 era più avanti di tanti omofobi di
Gli oggi, e poi non so se lo sapete, ma gli omofobi sono nient'altro, e questo lo dico io, lo dice la psicologia di oggi, ci sono cataste di studi su questo. Gli omofobi sono in realtà degli omosessuali repressi, quindi perché chi non è omosessuale, degli omosessuali non gliene frega nulla, fa ognuno sotto le coperte, ognuno fa quello che vuole, fra adulti, consenzienti, c'è. Nessuno ci deve mettere bocca, eh? Secondo me, insomma, magari anche secondo me, non lo so. Poi un'altra cosa, l'ultima, questo canto ha avuto un destino critico veramente emblematico, perché vi fa vedere come la critica progredisce nei decenni, no? Allora, il De Santis, critico ottocentesco, legato al romanticismo, vedeva questo canto come un canto molto freddo, addirittura quasi meccanico, perché il linguaggio che qui Dante usa è un linguaggio molto ricercato, e quindi dicevi, insomma, trattato suicidi con un linguaggio poco partecipato, poco molto arzigogolato, pieno di giochi di parole, insomma, poco poetico. Poi sono cambiati i tempi, fatti altri studi. A me negli anni 60 mi hanno raccontato il linguaggio contorto di certi punti, molti punti di questo canto, riflette diciamo, i contorcimenti mentali di un suicida, perché il suicida ha qualcosa di contorto qui dentro, se no si potrebbe ammazzare, no? In realtà oggi la psicologia ci dice che il suicida, quando si vuole suicidare, non ha ben presente l'idea che se io mi suicido muoio. Lo so che può sembrare una cosa strana, ma il pensiero del suicida non è quello di morire, è quello di fare di dimostrare qualche cosa. Perché se uno avesse veramente la consapevolezza che quando mi sparo un colpo muoio, cioè la consapevolezza ce l'ha, se no se lo sparerebbe il colpo. Però non è un aspetto importante questo. Cioè, l'aspetto più importante, è la fuga, è il dimostrare qualcosa, il punire qualcuno. È questo che è il pensiero che occupa la mente di un suicida. No? So se, anche se è un argomento, per l'amor di Dio. Quindi il contorcimento di certi versi sarebbe l'intuizione che Dante ha avuto che dentro la testa del suicida c'è qualcosa di stravolto che non funziona. No, neanche questo va bene. Allora, diciamo che Dante, la terza fase della critica dice: no, qui Dante, ha usato un linguaggio, diciamo, molto contorto e elaborato, che era il linguaggio della burocrazia imperiale, cioè Dante scrive questo canto con lo stesso linguaggio che Pier delle Vigne usava quando redigeva i documenti, eccetera, che erano tutti ampollosi, tutti pieni di giochi, simmetrie, eccetera, eccetera. E questa tesi oggi è quella più, diciamo, è quella attuale, con un arricchimento di questi ultimi 20 anni, diciamo, che sarebbe questo, che occhio, no? Quello che in realtà non è forse neanche così. Cioè, quello che a noi sembra un linguaggio contorto, in realtà per Dante era un linguaggio elevato. Cioè, Dante omaggia quest'uomo scrivendo, questo canto che parla di lui usando un linguaggio di livello molto alto, come era molto alto il livello, cioè altissimo il livello culturale di questo personaggio. Questo è lo stato dell'arte. Poi ognuno di voi la si legge, si farà, ma su questo punto, però ho detto questa cosa per farvi capire come il testo dantesco, ma tutti i testi poetici, hanno bisogno comunque sempre di essere letti, rivisti, ristudiati. Non esiste una lettura definitiva della Divina Commedia, perché cioè, ci sono delle cose acquisite, ovviamente, ma si scoprono sempre nuove interpretazioni, nuovi punti di vista. Fra 100 anni, a posto mio, ci sarà qualcuno che dirà: fino a 100 anni fa il Betti diceva che, oggi invece sappiamo, è così. Allora,
Dopo il canto movimentato, qui arriviamo a un canto immobile, perché le piante praticamente non camminano. Non era ancora di là nesso arrivato quando noi ci mettemmo per un bosco che da noi un sentiero era segnato. Non fronda verde, ma di color fosco. Non rami schietti, ma nodosi e involti. Non pomivera, ma stecchi con tosco. Non anzi asti sterpi né folti, quelle fiere selvagge che nodio hanno tra cecina e corneto i luoghi corti. Ah. Allora, guardate questi tre non all'inizio di terzina. Non era ancora di là nel sacrato, non fronda verde, non ansia, e poi nella terzina centrale. Non fronda verde, non rami schietti, non pomivera. Questo amore delle simmetrie, dell'architettura. È certo che suicida è uno che dice no. No, 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 no. Sapete, questo non l'ho mai notata in 40 anni, 50 anni, cioè l'ho notata ora. Ma la conferma che dicevo un minuto fa, il testo va sempre letto, sempre rivisto. Allora, Nesso, che è il centauro che ha portato in groppa Dante al di là del Flegetonte, non era ancora arrivato di là quando noi ci mettemmo per un bosco che non era segnato da nessun sentiero, cioè un bosco senza, cioè, forto. Dovete pensare proprio alla macchia nostra, perché è questo che Dante descrive. Secca, naturalmente, no? Non fronda verde, ma di color fosco. Non c'erano foglie verdi, ma era di colore fosco, scuro. Non rami schietti, non c'erano rami dritti, ma nodosi e involti, e come si potrebbe dire, contorti. Contorti. Non pomivera, non c'erano frutti, ma stecchi, cioè spine con tosco, con veleno, spine avvelenate. Bel boschetto. Ora c'è questa terzina famosa che campeggia in cento a Cecina. Allora, non hanno sterpi così aspri né così folti, perché anche questa è abbastanza arzigogolata. Per le fiere selvagge, quindi cignali proprio, no? I cignali, no, ma c'era anche gli orsi qui, nel Medioevo, lupi, vabbè. Non hanno sterpi così aspri e così forti quelle fiere selvagge che hanno in odio i luoghi coltivati fra Cecina e Tarquinia e Corneto. Cioè, e questo ci dà anche delle informazioni, cioè la Maremma a tempi di Dante era un luogo proverbialmente impraticabile, però c'erano, anche perché si era impaludata e c'era la malaria dai tempi di Alarico, cioè Alarico morì di malaria, ma la prese qui, passando di qui per andare a saccheggiare Roma, e quindi insomma si spopolò completamente. Però c'erano dei temerari che avevano dei poteri e erano dei francobolli proprio coltivati in mezzo a questa selva attrigatissima come è la macchia nostra, insomma. E quindi dice, le bestie che odiano i luoghi coltivati in Maremma non vivono, cioè vivono in un posto dove le piante sono meno attrigate di quanto sono qui. Ecco, questo sarebbe il discorso. Però qui ora, ecco, questo è un esempio di come non bisogna comportarsi con Dante, no? Perché qualcuno ha detto, questa descrizione sembra quasi di uno che la Maremma l'ha vista. In realtà, ai tempi di Dante, la pericolosità e l'attrigamento della Maremma era proverbiale, anche fuori dalla Toscana. Comunque, sembra che l'abbia vista. Dunque c'è stato. E che parla di Cecina, questo è uno cecinese, quindi è stato a Cecina, no? C'è stato, però a Cecina non c'era niente, no?
Qualcosa c'era il castello del Tito, che poi l'hanno distrutto negli anni 60, era stato bombardato, invece di restaurarlo, le ruspe, eccetera. Si spende meno. No, in un'ora cancellato un edificio che c'era probabilmente dal VI secolo, probabilmente. Vabbè. E non c'è modo di stabilirlo perché non c'è più nulla. Quindi se è stata Cecina, è stato nel fitto. Da qui è nata la leggenda che Dante ha abitato o è stato nel fitto, dove addirittura poi hanno organizzato un incontro con Arti Bianchi, con Uscini, insomma. Ecco, non si procede così quando si vuole, perché nasce tutto da un'illazione, cioè bello, sembra ci sia stato, cioè nasce tutto da qui, che non è proprio una premessa proprio scientifica fatta bene. Allora, quindi le brutte arpie l'ornì di fanno, che cacciate le strofe dei troiani con tristo annuncio di futuro danno. Ali annodate, colli e visi umani, fiaccone artigli e pennuto il gran ventre, fanno lamenti in sugli alberi strani. Allora, qui nidificano, perché in ogni bosco che si rispetti c'è ogni uccelli, però come è mostruoso questo bosco, altrettanto mostruosi sono gli uccelli che lo abitano. Qui fanno i loro nidi le brutte arpie, che cacciarono i troiani dalle strofadi. Qui è un riferimento a un episodio dell'Eneide, no? Le arpie scacciarono i troiani dalle isole strofadi, e non solo li sozzarono le tavole dove mangiavano, ma li profetizzarono anche che avrebbero patito tanta, ma tanta fame durante il loro viaggio. Poi non andò a finire così per un giochino di parole, ma vabbè. Però le arpie di Dante sono un po' diverse da quelle di Virgilio. Quelle di Dante sono più mostruose, hanno ali larghe, colli e volti umani, precisamente di vergini, dice Virgilio, hanno i piedi con gli artigli, cioè quindi piedi insomma, di aquila, insomma, roba del genere, e pennuto il gran ventre. Fanno lamenti sugli alberi strani. Strano vuol dire mostruoso, eh? No, no, strano, guarda strano, è una parola con significato molto più forte. E il buon maestro: prima che più entri, sappi che sei nel secondo girone, mi comincio a dire, e sarai, mentre che tu verrai, nell'orribile sabbione. Però riguarda bene, si vedrai cose che torni in fede al mio sermone. Allora, buon maestro, prima che tu entri oltre, sappi che sei nel secondo girone del settimo cerchio. Mi comincio a dire, e ci sarai finché, mentre che, arriverai all'orribile sabbione, cioè al terzo cerchio, quello degli omosessuali, che sono su una grande distesa di sabbia, sotto una pioggia di fuoco. Quindi, sabbione del cerchio successivo, dovrai percorrere questa selva. Perciò, guarda bene, che vedrai cose che torrebbero fede al mio sermone, cioè che se io te le raccontassi, te non ci crederesti, cioè vedrai cose che insomma, se io te le raccontassi, sermone, se te ne parlassi, te non ci crederesti. Però io sentii ad ogni parte trarre guai e non vedea persona che facesse, perché io tutto smarrito m'arrestai. Allora, io sentivo da ogni parte emettere urli, guai sono urli, sentivo gente che urlava. E poi c'è questo verso che è proprio uno stilema dantesco tipico, è quasi, io l'ho letto malissimo, ma è molto più forte. Io sentivo da ogni parte trovare guai e non vedeva persona che facesse, cioè è proprio, ci vorrebbe un punto esclamativo, insomma. E non vedevo nessuno, cioè, sentivo urlare e non vedevo nessuno. Uno stilema del genere l'ha usato nel primo canto quando parla della lonza. Sì, all'inizio, quando parla della lonza e dice
ecco, quasi a cominciare del letto, una lonza leggera e presta molta, molto, che ti ferma con l'altra la coverta, e non mi si partia dinanzi al volto, cioè, e non se n'è andata, ce l'avevo lì, no? E lo usa diverse volte. Ora mi è venuto a mente questo, ma ci sono molti punti dove Dante usa questo modo, che fa anche parte del nostro linguaggio parlato, no? Pioveva, 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 e uno voleva smettere. Ecco, un po', diciamo, sì, funzionava così questo verso. Per cui io tutto smarrito mi arrestai. Dante si ferma. Credi io, che credette, chi credessi? Verso. Famosissimo, famosissimo. Sì, un video commento ogni tanto. Cosa vuol dire? Sento, sento qualche voce. Cosa? Credi io, che credetti, che credesse, che tante voci uscisse tra quei bronchi da gente che per noi si nascondesse. Però, disse il maestro, se tu tronchi qualche fraschetta ad una di queste piante, i pensieri arcai si faranno tutti monchi. Allora, io credo, io che scrivo, che lui credette, cioè Virgilio, che io, personaggio che ero lì, credessi, che tante, anche questa è una formula usata nei documenti, ma non c'è solo questa, sono poi dopo, quando parla per delle linee, usa anche lui, usa delle ripetizioni, cioè era il gusto di fare ripetizioni senza che suonassero come ripetizioni, no? Perché, sapete, nella scuola non bisogna mai fare ripetizioni, però quando uno è veramente bravo riesce a usare la stessa parola, lo stesso verbo due o tre volte, però le mette in modo che invece di essere sgradevoli risultino espressive. E qui ci vuole il manio, naturalmente. Qui, siccome si parla di Dante, il manio ce l'aveva probabilmente anche due. Allora, io quindi credevo che tante voci uscissero in mezzo a quei tronchi, da gente che si nascondesse da noi. Cioè Dante cosa deve fare? Vede un bosco, sente urlare, dice c'è la gente nascosta lì. Perciò il maestro disse, se tu tronchi qualche fraschetta di una di queste piante, i pensieri che hai si faranno tutti monchi, cioè smetterai di pensare in questo modo. Già dire, io prima ho parlato di alberi, no? In realtà questi non sono alberi col fusto, sono proprio macchia, no? Ginepri, ventiste, queste robe. Sì, Dante parla di un gran pruno dopo, no? E quindi Dante ha proprio presente la macchia nostra. Allora porsi la mano un poco avanti e colsi un ramicello da un gran pruno e il tronco sorridò. Perché mi schianto? Da che fatto fu poi di sangue bruno, ricominciò a dire, perché mi scerti? Non hai tu spirito di pietà di alcuno. Uomini fummo, e or siamo fatti sterpi. Ben dovrebbe essere la tua man più pia, se state fossimo anime di serpi. Fantastico. Lo so che sembra un po' un commento della mia nonna, però sembra veramente di vederlo, no? Ha una capacità evocativa con mezzi estremamente semplici. Vabbè. Allora, sporsi la mano un po' avanti e colsi un ramicello da un gran pruno. Ma qui Dante, in questa terzina, usa una tecnica che è quella del rallentatore, no? Che si usa anche nel cinema, avete visto, quando il buono spara al cattivo, no? E lo prende. L'azione spesso è rallentata, si vede il sangue che esce, no? Che urla, perché lo spettatore dopo un'ora e mezza che il cattivo fa le peggio cose, la morte se la vuole godere, cioè può essere istantanea. E quindi la tecnica di rallentare i tempi la usano anche gli scrittori, c'è cioè un esempio clamoroso della Gerusalemme liberata, quando Tancredi infilza Clorinda. Per piantargli la spada nel corpo ci mette 2 versi e mezzo, quindi insomma lì c'è proprio un rallentatore.
E anche qui c'è una specie di rallentatore, forzi la mano un poco avanti, quindi c'è proprio il gesto che dura un verso intero, corsi una miscela da un gran pruno, e poi c'è il terzo, l'immagine dopo che invece improvvisa, qui ora si ritorna al ritmo normale, e il tronco solo gridò. Quindi c'è questo grido improvviso e c'è anche la sorpresa di questo tronco, cioè non dice e sentì un grido, no, il tronco suo gridò. Quindi in mezzo verso ci dice tutto e quindi addirittura forse accelera addirittura. Gridò, perché mi schianti? Cioè, perché mi schianti? Perché mi spezzi? Da che fatto fu poi di sangue bruno? E qui di nuovo il rallentatore, no? Dopo che diventò questo ramo spezzato bruno di sangue, quindi con la sangue, ricominciò a dire. Perché mi scerti? Perché mi laceri? Non hai tu nessuno spirito di pietà, cioè non hai pietà di noi. Siamo stati uomini e ora siamo diventati sterili. È quello che vi dicevo prima, cioè non dice siamo uomini dentro queste piante. Un mago, no, ha fatto la magia e ci ha infilato dentro, no, qui siamo Harry Potter, qui è tutta. Siamo a un livello molto più elevato, cioè uomini fummo e ora siamo fatti sterpi. La tua mano dovrebbe essere ben più pietosa, anche se fossimo stati anime di serpi, come dice, anche se fossimo stati serpenti, no, neanche un serpente si tratta così. E te mi spezzi un ramo. E qui ora c'è una delle immagini che io amo disperatamente. Perché la capacità che ha Dante di renderci incredibile con esempi che vengono dal quotidiano, che più quotidiano non si può, è una delle cose più stupefacenti dell'arte di Dante. Ora, come si fa a far vedere a un lettore e a far capire come parla un'anima dentro, trasformata in tronco, no? Attraverso. Cioè spezzandogli un ramoscello, no? Perché noi ancora non lo sappiamo da dove esce la voce, eh? Non lo sappiamo, Dante la sente come d'un stizzo verde, carso sia, dall'un dei capi, che dall'alto geme scivola per vento che va via, sì, della scheggia rotta usciva insieme parole e sangue, ond'io lasciai la cima cadere, esterti come l'uomo che te. Allora, siete caminetto, no? Ma va bene anche la spugna, la cucina economica, va bene. Insomma, mettete un legno nel fuoco, magari nel fuoco secco secco, da una parte brucia, da quell'altra soffia e fa quella bavetta e fa così. Esattamente in questo modo dal ramo rotto usciva sangue e parole. Dopo che uno ha letto questo verso, non potrà mai più mettere un legno nella spugna, nel coso, e che fa la bavetta senza pensare a questo. Non è possibile. Quindi mi dispiace, ma d'ora in poi, sono veramente quando fate sforzo, veramente, come d'uno stizzo verde, come d'un rametto verde che sia bruciato da uno dei capi, che dall'altro capo geme e cigola, è vero, perché alle volte fa anche un po' così, per vento che va via, per l'aria che esce, così. Dalla scheggia rotta usciva insieme parole e sangue. E anche qui Dante fa una cosa, cioè per rendere più efficace questa immagine, e anche per ragioni metriche, dice, non dice uscivano insieme parole e sangue, cioè, usciva. Cioè, è un'azione sola, capito? Usciva parole e sangue, è una cosa sola, parole e sangue. Come? Sì, solo che se lo scrivo io, lo scrivete voi. Anzi, se lo scrivete voi, io aspettiamo un ruolo, ve lo segno e vi dico cosa scrivi? No, scrivi 100 volte, uscivano, uscivano, uscivano. Dante, uscivano, usciva insieme parole e sangue, per cui io lasciai cadere la cima, Dante cade. Il pezzetto di ramo di mano esterti come l'uomo che teme e esterti lì con pieno di paura, per forza. Insomma, nel giro di
20 versi è successo una cosa, una più stupefacente dell'altra. Se egli avesse potuto credere prima, rispose il savio mio, anima lesa, ciò che è avvenuto pur con la mia rima, non avrebbe in te la mano distesa, ma la cosa incredibile mi fece indurla d'ovra che a me stesso pesa. Allora, qui Virgilio fa riferimento all'episodio dell'Eneide, l'episodio da cui Dante si ispira, anche se lo rielabora come al solito a modo suo. L'episodio di Polidoro, non vi sto a fare tutta la storia di Polidoro, fatto sta che, ora non mi ricordo quale personaggio dell'Eneide, trova questo. Polidoro fu ucciso, le frecce erano diventate rami, no? E Polidoro era insepolto sotto questa pianta. E, insomma, anche lì c'è uno che spezza un ramo e Polidoro racconta: io sono qui sotto, sono morto, sono, insomma, allora gli viene data sepoltura, eccetera, eccetera. Qui Dante rielabora molto, prende però l'immagine, ecco, della pianta che parla attraverso la rottura. Se gli avesse potuto credere prima, rispose il savio mio, il mio saggio, o anima ferita, ciò che è avvenuto soltanto con la mia rima, cioè con le mie parole, cioè se avesse potuto credere soltanto avendo letto quello che ho scritto io nell'Eneide, no, io non avrebbe disteso la mano verso di te, cioè non avrebbe spezzato il ramo. Ma la cosa incredibile, l'episodio di Polidoro non bastava a convincerlo, e quindi la cosa incredibile mi fece indurlo ad un'opera che a me stesso pesa, cioè che dispiace a me per primo. Mi dispiace, ma non c'è altro modo per fargli capire la vostra condizione. E poi gli propone un'ammenda, diciamo. Ma digli chi tu fosti, sì che invece d'alcuna ammenda tua fama rintreschi nel mondo su dove tornar mi lece. Ma digli chi sei stato, in modo che, diciamo, in qualità di riparazione, rinfreschi la tua fama su nel mondo dove a lui è lecito tornare, cioè dove lui potrà tornare. Poi c'è da notare una cosa, che ora Pier delle Vigne comincia a parlare, però vedrete che quando Pier delle Vigne si ferma, c'è sempre insomma, il dialogo non è, diciamo, come fra due persone che si vedono, perché Pier delle Vigne non vede le facce, né è un albero, né di Dante né di Virgilio, quindi non riesce a capire quando, insomma, è il momento di parlare e quando è il momento di stare zitto. Lo vedremo, ci sono proprio delle soste che sono dovute a questo, e anche qui la fantasia di Dante si dimostra una fantasia estremamente mimetica, cioè mimetica vuol dire che si immedesima. Cioè, lui riusciva proprio a entrare in questi personaggi, a capire come ragionavano, a descriverceli e via dicendo. E il dolce tronco, e il tronco. Sì, col dolce dirma desti, chi non posso tacere, e voi non gravi, per chi un poco a ragionarvi indesti. Vi dicevo prima che questi dannati parlano e ragionano come delle piante. E qui c'è un verbo, mindeschi, che è proprio un verbo vegetale, ora poi vi dico cos'è. Il tronco, vedete, Dante non dice è l'anima, è lui, è l'uomo, è il tronco. Mi adeschi con parole così dolci che io non posso tacere. E a voi, non dispiaccia, a voi non gravi, se io mi fermo, mi trattengo un poco a ragionare con voi. Ora, mi invischio vuol dire proprio mi invischio, cioè il vischio è un'essudazione del coso, del vischio, sì, chiamo così. Però è anche è una frase, diciamo, cerimoniosa. Perché lui parla, io mi trattengo un po', mi fermo un pochino a parlare con voi. Questo è un albero, no? Quindi è proprio una frase assolutamente formale, no?
non c'è niente di legato alla realtà. Io sono colui che tenni ambo le chiavi del cuor di Federico e che le volsi, serrando e disserrando, si soavi, che dal segreto suo quasi ogni tolsi. Fede portai al glorioso ufficio, tanto chi ne perdei i sogni e i polsi. Allora, io sono colui che tenni tutte e due le chiavi del cuore di Federico. Quindi proprio in grande intimità con Federico II, e che le volsi, cioè le usai, aprendo e chiudendo, quindi dando consigli, no? Dava pareri, era il consulente di fiducia di Federico, quindi aprendo e chiudendo, voleva dire sì, alle volte dicevo non lo fare, alle volte dicevo fai, cioè in positivo e in negativo, e che le usai quindi in modo così soave, così. Sì, così dolce, delicato, insomma, non se ne approfittò, che dal segreto suo quasi ogni tolsi, cioè che esclusi dal suo segreto, cioè dalla sua confidenza, tutti gli altri. E questo fu sì, mal gliene colse, perché scatta la gelosia. Fede portai al glorioso ufficio. Questa è una affermazione orgogliosa di Pier delle Vigne, che Dante sente molto sua. Cioè, io il mio compito l'ho svolto in modo fedele. Io, quando ho avuto degli incarichi, non me ne sono approfittato. Molto, in misura molto minore, perché questo è il segretario di un imperatore. Dante è stato priore di un comune, che diciamo. La dimensione è molto più piccola, però la fedeltà è stata la stessa. Tanto che io ho anche visto un altro verso doloroso che Dante cuce addosso a se stesso, tanto io ne persi il sonno, cioè la tranquillità e la vita, i polsi. Dante avrà pensato al suicidio? Probabilmente sì. Questa è un po' l'opinione di quasi tutti i critici, cioè, soprattutto leggendo questi versi, no? Si capisce che Dante non disprezzava il suicidio come via d'uscita nei confronti del disonore, come affermazione della propria onestà. E a prova di questo è quello che ho detto all'inizio, cioè che lui mette dei suicidi neanche. Nel limbo, che ne so, o nel purgatorio a purificarsi, no, no, proprio custode del purgatorio, quindi un'anima del paradiso. La meretrice, che mai dall'ospizio di Cesare non torse gli occhi tutti, morte comune delle corti vizio, infiammò contra me gli animi tutti, e gli infiammati infiammarsi augusto, che le onori tornarono in tristi lutti. Ricordate, avevo detto delle ripetizioni, no? Di questi che De Sanctis leggeva come contorcimenti linguistici. Allora, la meretrice, la prostituta, che non ha mai torto, il verso di sotto, gli occhi tutti, gli occhi, qui una mano pietosa ha scritto disonesti, no? Ma Dante non intende disonesti. Gli occhi proprio da puttana, no? Gli occhi tutti. Non ha mai tolto gli occhi, non ha mai tolto lo sguardo dall'ospizio di Cesare, cioè dalle sedi del potere. L'ospizio di Cesare è la sede imperiale, cioè chi è questa meretrice? L'invidia. L'invidia che segue tiene d'occhio sempre il potere, cioè chi sta vicino al potere. Chi ci sta un po' più lontano è invidioso, ma questo tutti i dittatori, ad esempio Hitler, gli storici l'hanno accettato, cioè lui uno dei modi che aveva, che considerava sicuro per conservare il potere, era circondarsi di gerarchi che erano tutti in lotta fra loro. No? Sì, è certo, perché se ci sono due o tre che vanno d'accordo, e se si mettono d'accordo e mi fanno le scarpe a me. E invece li sceglieva proprio che si stavano sulle scatole in modo radicale
l'uno con l'altro. Leggete anche cosa Himmler pensava di Bormann, cosa Bormann pensava di Ribbentrop, e via dicendo. Era un drogato, era un pervertito, era uno storpio, era un coso, era un leccaculo, e via dicendo. Per esempio, quello più ammirato, perché il più invidiato di tutti era Albert Speer, che aveva un rapporto speciale con Hitler, no? Perché Hitler si considerava un artista e lui pensava, Speer era invece un architetto di valore, e lui pensava che solo Speer fosse alla sua altezza. Cioè, siamo nel delirio più completo. Allora, quindi l'invidia, che è sempre all'ospizio di Cesare, con gli occhi tutti, morte comune, cioè l'invidia è la morte, la rovina di tutti, ma vizio speciale delle corti, infiammò co contro di me gli animi di tutti, cioè mi mise tutti contro. E gli infiammati infiammarono, misero contro, insomma, infiammarono Augusto, cioè Augusto sarebbe uno dei titoli imperiali, Federico II. E i lieti onori diventarono tristi lutti. Quindi vedete che anche nel raccontare questa cosa lui assolve Federico II. Federico II ha creduto, forse non poteva fare altrimenti, ha creduto a quelli che gli dicevano. E certo, lo dicevano tutti, e quindi l'animo mio, questa è una terzina centrale, forse una delle terzine più importanti di tutto il poema. Perché qui veramente Dante parla di se stesso. L'animo mio, per disdegnoso gusto, credendo col morir fuggir disdegno, ingiusto fece me contra me giusto. Io non ho mai sentito, cioè c'è una concentrazione di concetti in queste 33 sillabe che fa paura, veramente. Allora, qui c'è sia quello che dice il personaggio, c'è anche quello che probabilmente a un certo punto ha pensato Dante, però c'è anche forse il passo, lo scatto che Dante ha fatto per non fare quello che ha fatto lui. Allora, l'animo mio, per gusto disdegnoso, e questo ve l'ho già detto prima, no? Cioè, per dire, sì, io sono stato fedele, sono stato al servizio, non ho mai fatto l'interesse mio, ora mi accusate di questo, allora andate tutti, no? E io, buona bella testata al muro, così imparate, no? Questa è la mentalità di questo tipo di suicidio. Credendo col morir fuggir disdegno, cioè credendo, morendo, no? Uccidendo, di fuggire il disdegno, cioè di riabilitarmi in qualche modo, resi ingiusto me stesso contro di me che invece ero giusto. Cioè è come se io mi fossi punito di un qualcosa che non avevo fatto. Quindi anche qui Dante vede molto lungo, molto più lungo di tante persone di oggi, no? Cioè il suicidio è un atto di ingiustizia. Se la morte è una punizione, se te sei innocente, commetti un'ingiustizia contro te stesso. Quindi non è neanche che Dante qui abbia tenuto presente è peccato, no? Perché vi ho detto prima che l'idea del suicidio come peccato in Dante è molto debole, no? È più debole rispetto a altri peccati. No, è proprio un atto di ingiustizia, è una fuga, no? È un atto ignobile, fondamentalmente. E quindi, perché la molla di tutto del suicidio è il disdegno, no? È lo sdegnoso gusto, che non è una virtù, è un sentimento legittimo, comprensibile, ma non è una virtù. Bene, insomma, sono cose non semplici da dire, però spero di aver un po' reso l'idea. Poi guardate, questa terzina lì più si legge e più ci si pensa, specie se questo tipo di esperienze ci hanno anche sfiorato qualche volta nella vita, insomma. Io pensavo l'altro giorno, ieri anzi, ero in macchina, ascoltavo lui Tenco, no? Quindi ho dato, ripetutamente penso, no? Quando parlo di disdegnoso gusto. Luigi Tenco, sei sparato un colpo di pistola a testa di Giardello. Vabbè. No, 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 no
No. Allora, a parte io penso che proprio il posto meno indicato per suicidarsi sia il Festival di Sanremo. Lasciamo perdere, lui va a sapere cosa c'era in testa. Però il disdegnoso gusto sicuramente c'è, no? Questa cosa lì, Dante ci ha preso pieno. E anche, bisogna dire che purtroppo lui era aiutato anche a capire questa cosa dalla sua esperienza personale, nel senso che ai suoi tempi, con i tempi che correvano quando c'era lui, a quanti suicidi avrà assistito? Gente completamente rovinata, che magari dall'oggi al domani gli bruciavano la casa, oppure mandavano in esilio, gli mettevano a morte figlioli, insomma, sapete, no? Cos'era Firenze, in questi anni qui. Quindi lui avrà sicuramente visto con i propri occhi, avrà ragionato, avrà parlato con gente che poi magari si è suicidata, molto più di noi che per fortuna viviamo in un mondo dove insomma il suicidio non è che ci tocchi tutti i giorni. Per le 9 radici desto legno, ecco quello che dicevo prima, vi giuro che giammai non ruppi fede al mio Signore che fu donarsi degno. E se di voi alcun nel mondo riede, conforti la memoria mia che giace ancor del colpo che invidia le diede. Quindi per le 9 radici di questo legno io vi giuro che non ho mai rotto fede al mio Signore che fu così degno di onore. Vedete, di nuovo lo assolve. E se uno di voi, perché lui non sa chi dei due è vivo, no? Non mica li vede. Uno di voi ritorna nel mondo, conforti la mia memoria. Qui Dante lo fa, riabilita Pier delle Vigne, conforti la memoria che giace ancora del colpo che invidia gli diede, che è ancora, diciamo, diffamata a causa dell'invidia che ha provocato la mia morte. E qui Dante, di nuovo, anche qui Dante si riconosce in questa figura, anche perché gli anni in cui ha scritto questo fatto sono un po' i primi dell'esilio, in cui era inseguito dalle peggiori calunnie anche dei suoi ex compagni e amici di sventura. Un poco attese, e poi, da che si tace, disse il poeta a me, non perder l'ora, ma parla e chiedi a lui se più ti piace. Ond'io a lui, domanda tu ancora di quel che credi che a me satisfaccia, chi non potrei, tanta pietà m'accora. E anche questo è un altro segnale preciso che Dante rende, cioè Dante non riesce a parlare perché è affannato dal dolore di ascoltare questa storia, ovvio, è anche la sua. Un poco attese, e poi, dal momento che lui si tace, disse a me il poeta, non perdere tempo, ma parla e chiedi ancora a lui se ne ha voglia. Per cui a lui io risposi a Virgilio, chiediglielo ancora tu di quello che credi, che a me mi soddisfaccia, cioè che pensi te che a me mi faccia piacere sentire, che io non potrei, tanta pietà mi ancora, mi affanna, mi appesantisce il cuore. Perciò ricominciò, se l'uomo ti faccia liberamente ciò che tu mi priega, spirito incarcerato, ancora ti piaccia, di dirne come l'anima si lega in questi nocchi. E dimmi se tu puoi, se ancora mai di tali membra si spiega. Allora, perciò ricominciò. Se l'on ti faccia, questa è una costruzione alla francese, impersonale, che Dante usa spesso, no? On. Quindi, ti possa essere fatto liberamente ciò che tu, le tue parole pregano, cioè che tu ottenga la riabilitazione sulla terra. Spirito incarcerato, per favore, dici ancora come l'anima si lega in questi nodi, cioè come avviene che l'anima si infila dentro questi nodi, dentro questi tronchi, e dici se puoi, se qualcuna mai si libera di queste membra, perché qui Dante c'è in testa una cosa, cioè. Quando finirà il mondo, il giudizio universale, ogni anima andrà proprio parte e va a recuperare il suo corpo, se ne riveste e poi torna all'inferno. Se voi siete dentro un albero, cosa succede quando arriverà il giudizio? E qui Dante
Vi dicevo prima, no? Che Dante per esigenze poetiche alle volte contraddice anche la dottrina. Qui fa veramente uno strappo grosso alla dottrina cristiana, perché il cristianesimo afferma senza mezzi termini che tutti, senza eccezioni, si rivestirà del proprio corpo. Dante qui dice no, tutti fuorché suicidi. E ora vediamo cosa. Allor soffiò il tronco forte e poi si convertì quel vento in cotal voce. Vedete, in questi versi c'è proprio la fatica che ci mette questa povera anima a fare. Le parole escono con fatica da questo tronco. Brevemente sarò risposta a voi. Quando si parte, l'anima feroce dal corpo d'essa stessa si è disvelta, Minos la manda alla settima foce. Cade in la selva e non l'è parte scelta, ma là dove fortuna la balestra. Quindi germoglia come grandi spelta, surge in vermena e in pianta silvestra. L'arpie, facendo poi delle sue foglie, fanno dolore e al dolore fenestra. Allora il tronco cominciò a soffiare forte, e poi quel vento, quel soffio, si convertì in queste parole. Vi risponderò brevemente. Quando l'anima feroce, cioè violenta verso se stessa, si parte dal corpo, cioè si separa dal corpo da cui essa stessa si è diretta, si è strappata, Minos la manda al settimo cerchio. E questo lo sappiamo, siamo al settimo. Cade in la selva, cioè l'anima cade nel bosco e non l'è parte scelta. Cioè non c'è un luogo, cioè come si fa quando si fa una piantagione, no? Gli alberi si piantano nei posti scelti, no? Ma là dove la fortuna la balestra, là dove il caso la scaglia. Cioè dove casca, lì si ferma. Quindi germoglia come grandi spelta. Qui germoglia come una pianticella, la spelta è un seme che dà una pianticellina, insomma, piccola. Surge in vermena, cioè poi cresce e diventa come una vermena, come un cespuglio, e poi in pianta silvestra, e poi in una pianta alta, cioè alta, sempre, comunque una pianta da macchia mediterranea, vabbè. L'arpie poi si pascono delle sue foglie, cioè divorano le foglie, fanno dolore, quindi causano dolore e finestra al dolore, cioè finestra attraverso cui le rotture che le arpie fanno causano, insomma, sono quelle da cui escono le nostre grida. Come l'altre, verrente nostre spoglie, ma non però che alcun se riesca, che non è giusto aver ciò con si toglie. Qui le strascineremo e per la mesta selva saranno i nostri corpi appesi, ciascuno altrui dell'ombra sua molesta. E qui Dante ha fatto bene a trasgredire la dottrina cristiana, perché questa immagine è veramente portentosa. Allora, come le altre anime, verremo per le nostre spoglie, cioè andremo a cercare il nostro corpo, ma non però affinché qualcuno se ne rivesta, cioè non ci rivestiremo del nostro corpo, perché non è giusto riavere quello che l'uomo si toglie da solo. Quindi ce lo siamo tolto, il nostro corpo, quindi non lo riavremo. Lo trascineremo qui e i nostri corpi saranno appesi per la triste selva, ciascuno al pruno della sua ombra molesta. Cioè questi corpi saranno appesi ai rami, ognuno il suo, proprio ciascuno. Quindi immaginatevi, dopo il giudizio universale, questa selva sarà ancora più lugubre con tutti questi corpi. Come manichini, come stracci appesi. Non è finita, perché già fino a qui sarebbe, ma c'è ancora di peggio da bere. Noi eravamo ancora al tronco appesi, credendo che altro ne volesse dire, quando noi fummo d'un rumor sorpresi, similmente a colui che venire sente il porco e la caccia alla sua posta, code le bestie e le frasche stornite. Allora, noi eravamo ancora lì attenti al tronco, no? Per la ragione che vi ho detto prima, cioè che lui si ferma e non sa
cosa fare perché non riesce a capire se loro ora, cioè, se arrivano un'altra domanda oppure no. E quindi c'è sempre questa sosta. Noi eravamo ancora attenti al tronco, credendo che ci volesse dire altro. E anche loro non riescono a capire se ha finito o no, perché mica c'ha la bocca e quindi e neanche l'espressione. Quando noi fummo sorpresi da un rumore simile a colui che sente venire il cinghiale, il porco e la caccia, cioè e i cani che gli vanno dietro alla sua posta. Sapete, no? La caccia al cinghiale, sulle poste, al semicerchio, qua che gli spingono e uno sente arrivare. Però come la caccia al cinghiale finché uno spunta non si vede. No? Infatti ogni tanto, ora prima, ogni tanto veniva appallinata anche qualche cacciatore, no? Quindi, vabbè. Quindi sente il porco e la caccia alla sua posta, che ho delle bestie e le frasche stormire. Sente lo sfraschio, ma ancora non vede nulla. Sì. Ed ecco, sapete che all'inferno, quando Dante dice, ed ecco, succede, ed ecco verso noi l'infernale. Un vecchio bianco per antico pelo. Ed ecco due dalla sinistra costa, nudi e graffiati, fuggendosi forte, che della selva rompieno ogni rosta. Ed ecco due, ci sono due anime. Questi proprio non sono tronchi, sono proprio due che corrono. Due anime da sinistra, nudi e graffiati, perché stanno andando, come si dice noi, a tronca macchia. Cioè, addirittura, fuggendo così forte che rompevano ogni ramo della selva. Quindi, se un solo ramo spezzato lui ha sofferto, immaginate questi lì che vanno a diritto e spaccano tutto, no? E poi lì c'è anche da notare che questa parola rosta è una delle, non sono moltissime, ci sono una delle parole di origine germanica che ci sono nella Commedia. Pare addirittura che sia una parola longobarda, quindi proprio più germanica di così non si può. E poi vedete, quando la gente oggi ha paura della contaminazione dell'italiano, di lì e di là, ma queste sono stupidaggini, perché poi, ora, questa è diventata una parola nostra, no, però è stata una parola dei longobardi conquistatori che hanno stravolto tutto, cioè, però e poi alla fine le culture poi si parlano, all'inizio confliggono, all'inizio, poi si parlano e poi si integrano e nasce qualcosa di nuovo, perché le culture vivono quando comunicano e si integrano, se si isolano muoiono. È il discorso che facevo l'anno scorso del bimbo tanto bellino, no? Ora mi cresce e non è più bellino, lo metto nel congelatore, sì, bello. Sì, certo, un cambia, no? Non cambia, però l'ammazza. Quindi ci dobbiamo rassegnare, le culture, le lingue cambiano. Godiamoci quella che abbiamo visto, vissuto e parlato, però dobbiamo, se vogliamo che la cultura italiana continui a esistere, bisogna accettare l'idea che fra 100 anni, fra 200 anni, fra 300 anni sarà una cosa molto diversa da quella che oggi. Non c'è altre, d'altra parte anche noi, se ci fosse Dante e sente parlare a me, direbbe: oh, ma che italiano parli? Non ti vergogni, no? È così. Quindi, quel dinanzi, ora accorri, accorri, morte, e l'altro, cui pareva tardar troppo, gridava: Lano, si non fur accorte le gambe tue alle giostre del tocco. E poi, che forse di fargli alla lena, di sé di un cespuglio fece un gol. Allora, sì, diamo, se no questa sera vi faccio cena tardi. Allora, quello davanti gridava: oh, accorri, accorri, no, cioè voleva morire dalla disperazione. E l'altro, che sembrava invece troppo lento, perché questi due sono seguiti, non è che corrono perché fanno sport. Gridava: Olano, non furono così veloci le tue gambe alle giostre del topo. Ora, le giostre del topo sono una battaglia, cioè, questa parola giostre è anche leggermente ironica, diciamo pure a presa di giro, eh? Perché?
in un posto che si chiama Pieve al Topo, in Vaticano, nel 1288, gli aretini fecero un'imboscata a un gruppo di soldati senesi che stavano rientrando a Siena. Erano soli, erano pochi, e invece di fare la strada più lunga che gli avevano consigliato i loro compagni, più sicura, per preso la scorciatoia e gli aretini aspettavano ammazzare a tutti. E quindi Pino Giostre, è ironico, no? Hai preso la scorciatoia e ti sei trovato alla giostra. La giostra è uno scontro armato, ma per gioco, no? Se tu avessi corso così forte come corri ora alla giostra del topo, saresti morto. E poi, dopo che forse gli mancò il respiro, fece un groppo solo, dice il Duce Studio, a aumentare la gioia di questi poveri suicidi, che si butta su un cespuglio e quindi spacca tutto. Dietro a loro era la selva piena di nere canne, bramose e correnti, come veltri d'uscisse di catena. In quel che s'appiattò mise i denti e quel dilacerarono a brano, poi si importar quelle membra dolenti. Allora, dietro a loro la selva era piena di cagne nere, bramose, affamate e correnti, che correvano come cani sciolti dalla catena. In quello che s'appiattò, bellissima questa parola, si usa ancora, appiattato, no, dalla parte, in quello che si era nascosto, misero i denti, cioè lo azzannarono e lo lacerarono a brano, fecero a pezzi. E poi portarono via quelle membra dolenti, cioè i pezzi, ognuno in bocca Un su, pezzo. se lo portarono via. Chi sono queste anime che corrono mezzo suicidi? Sono gli scialacquatori, cioè quelli che hanno proprio dilapidato il proprio patrimonio. Però qualcuno potrebbe obiettare, sì, ma il girone prima c'erano gli avari e i prodighi, no? Gli avari e gli spendaccioni. Perché non l'ha messo? Perché qui è diverso, questa distinzione la fa Aristotele e quindi la fa anche Dante. Cioè, gli avari e gli spendaccioni sono quelli che spendono. Gli scialacquatori sono quelli che godono nel vedere sperperato quello che hanno, cioè che usano la forza e la violenza. Per esempio, questo lano che pare si chiamasse, aspettate, ve lo trovo, vabbè, poi dopo se mi viene a mente, se no si perde tempo. Questo lano pare che fosse così perso di cervello, che un giorno dette fuoco a una sua villa che era una campagna e si mise a guardare quello che bruciava, no? Voleva vedere lo spettacolo. Meno male dette fuoco alla sua, cioè la fuoco era di un altro. Vabbè, presemi allora la mia scorta per mano e menommi al cespuglio che piangea per le rotture sanguinenti invano. O Jacopo, dice, da Sant'Andrea, che t'è giovato di me fare schermo? Che colpo ho io della tua vita rea? Allora, il mio maestro mi prese per mano e mi portò al cespuglio che piangeva inutilmente per le rotture sanguinanti, poverino, era buttato addosso, e diceva: O Jacopo da Sant'Andrea, questo Jacopo da Sant'Andrea, volevo dire solo data in cui era vissuto, però non lo trovo. Vabbè, casomai, dopo se la so un minuto. A che ti è servito fare schermo di me? Cioè, a cosa ti è servito usare me per ripararti? Che colpo ho io della tua vita sciagurata? E ci ho rimesso io che sei uno sciagurato. Quando il maestro fu sopresso fermo, disse: Chi fosti che per tante punte soffi con sangue doloroso serme? Quando il maestro si fermò vicino a lui, disse: Chi sei stato tu che per tante punte soffi, fai uscire con il sangue queste parole dolorose? E qui c'è veramente una conclusione terribile di questo canto, secca, come un suicidio, no? Un volo dalla finestra e via, testata al muro e via, oggi purtroppo un colpo di pistola e via. Ora vedete,
ed egli a noi. O anime che giunte, siate a vedere lo strazio disonesto, che le mie fronde sì da me disgiunte. Raccogliete dal piede del Cristo cesto. Io fui della città che nel Battista mutò il primo padrone, ond'ei per questo sempre con l'arte sua la farà trista. E se non fosse che sul passo d'Arno rimane ancora di lui alcuna vista, quei cittadini che poi la rifondarono sopra il cenere che Dattilo rimase, avrebbe fatto lavorare in Darno. Io feci detto a me delle mie case. Quest'ultimo verso, isolato dal punto, è quello il più terribile. Allora, qui c'è una lunga perifrasi per dire Firenze. Cioè, lui, invece di parlare del suo suicidio, che liquida con una frase sbrigativa e terribile, con l'ultimo verso, isolata proprio, nell'ultimo verso, si dilunga con un giro di parole a parlare di Firenze. E qui traspare l'animo, diciamo, il sentimento che ha Dante nei confronti della sua città. Nel senso che tanti hanno fatto quello che ha fatto quest'uomo, e sembra che proprio su Firenze ci sia una maledizione. Sembra che i fiorentini abbiano perso il senno, come quando si vede quello che succede a Gaza, no? La sera al telegiornale. Cioè, qui sembra la gente sia completamente fuori di cervello, no? Da discorsi che si sentono fare. E lo stesso sentimento di sgomento che abbiamo noi ce l'ha anche Dante. Anche perché lui l'ha vissuto molto più in prima persona di noi per fortuna siamo in televisione. Allora, o anime che siete giunte a vedere lo strazio ingiusto, che ha disgiunto, che ha rotto così le mie fronde, i miei rami, raccoglietele al piede del Cristo cesto, cioè prendete i rami rotti e metteteli a piedi. Questa gente che si è tolta il suo corpo con violenza da sé, ora sembra che abbia cerchi di avere un minimo di riguardo verso questo corpo fittizio che gli è stato dato, quindi non lasciare i miei rametti sparsi in giro, mettermi a piede, no? Mettermi vicino. Io fui della città che mutò nel Battista, cioè in Giovanni Battista, il suo primo patrono. Il patrono di Firenze, della Florenzia romana, era Marte. Bene? Poi con la cristianizzazione diventò Giovanni Battista. Cioè, una bella versata. Ond'ei, per questo, sempre con l'arte sua la farà trista. Per cui Marte, che evidentemente se l'è avuta male, la renderà sempre senza pace con l'arte sua, cioè Marte verrebbe dalla guerra, quindi. E se non fosse che sul passo d'Arno, cioè proprio in cima a Ponte Vecchio, no? Che Ponte Vecchio è stato chiamato dopo, quando è diventato vecchio, lì si chiamava Passo d'Arno perché era l'unico ponte che c'era a città per passare l'Arno. Se non fosse che sul passo d'Arno rimane ancora di lui alcuna vista, cioè ai tempi di Dante era rimasto all'imboccatura di Ponte Vecchio uno spezzone di un'antica statua di Marte che i fiorentini pensavano fosse una statua di Marte, ce lo dice il Boccaccio questo, che poi fu definitivamente portata via da una piena nel 1333, una delle più disastrose che Firenze abbia avuto. Quindi se non fosse che c'è ancora un pezzo di una sua statua, no? Vicino a Ponte Vecchio, quei cittadini che poi la rifondarono sopra le ceneri che rimasero dalla distruzione che ne fece Attila, a Firenze c'era la leggenda che Firenze fosse stata distrutta da Attila quando passò in Italia, ma non è vero, è una leggenda. Quindi, questa statua, se non fosse per questa statua, quei cittadini che hanno poi ricostruito Firenze dopo che Attila l'aveva distrutta, avrebbero lavorato per nulla. Cioè, quest'ora Firenze non ci sarebbe più. Finita questa lunga perifrasi, arriva questa fucilata. Io feci detto a me delle mie case, cioè io mi suicidai dentro casa mia. Sì, farisi detto è un'espressione francese.
Io feci suicidio, cioè, anzi no, proprio mi sono impiccato, no? Gli bevo da dire proprio l'impiccagione, mi sono impiccato in casa mia a me. Ora, perché Dante non ci dice chi è? Perché se ci dicesse chi è, sarebbe meno efficace, perché Boccaccio ci spiega questa cosa, dice. Questo è un suicida, uno che si è impiccato in casa sua, come a migliaia se ne impiccavano per la disperazione a quei tempi. No? Perché venivano, cioè, arrivavano delle sentenze in esilio, via, confisca dei beni, confisca delle case, oppure sentirono arrivare la parte avversa, no? Con le sciabole e la gente. Si attaccava le travi, non c'era nient'altro da fare. Erano così tanti, dice Boccaccio, che veramente non si riusciva a tenere conto. E Dante questa cosa l'ha vista con i suoi occhi. È per questo che questo suicida rimane anonimo. Perché uno per tutti, io feci detto a me della mia casa. Cioè, è violento questo verso, perché dopo questa perifrasi anche un po' lambiccata, no? È anche. Io vengo dalla città del Battista, che prima era di Marte, però c'è una statua sul ponte, che se fosse c'è ancora la statua, quando l'hanno ricostruita dopo Aquila, sarebbe stato un lavoro inutile. Tutto questo bel discorso che sembra quasi di livello elevato, punto, io mi sono piccato in casa mia. Fine. Ci dà il senso proprio della catastrofe che si abbatteva sulle persone da un minuto all'altro, così esattamente come è stato per Dante. Dante entrava a Firenze, qualcuno gli è andato incontro e ha detto: Dante, te a Firenze non ci puoi rientrare, ma come? Gira e corri, perché se ti acchiappano, e lui di corto, come lui, di corto, solo, senza soldi, senza famiglia. Con i bimbi piccoli, senza casa, io da dove vado? Dove dormo? A partire da stasera, no? Ecco, quindi un canto veramente centrale nella commedia. Ce l'ho fatta per le 6:30. Grazie, grazie. Ma poi no, sì, questa è la tecnica, è mestiere. Attenzione, attenzione, c'è la domanda. Sì. Questa faccenda delle piante che sono praticamente i peccatori, non ci si vede un pochino che la reincarnazione. Anche la forma di una specie di oro che viene dalla Sì, Bibbia. però dunque, secondo me no, perché la metempsicosi, cioè che ci si reincarna in altri. Ha Cioè, cambiato addirittura un salto da animale sì, a l'animale a pianta, da pianta a uomo. vegetale. Tutto ciò è un procedimento di un'anima e di una vita Sì, precedente. però la metempsicosi è un'altra cosa, nel senso che è la trasmigrazione delle anime e non è punitiva. Qui invece, e soprattutto se è punitiva non è definitiva, nel senso che sì, se uno si reincarna in un essere di livello inferiore è perché quando era a livello superiore ha fatto qualcosa che doveva fare, però non è definitiva, perché poi quando è finita questa tappa inferiore, poi magari se come albero si è comportato bene, poi risale. Qui invece no, assolutamente. Qui è una punizione. Io ho detto poi tra l'altro la metempsicosi che non è una teoria solo delle filosofie asiatiche, ma anche nell'antica Grecia c'erano filosofi che credevano nella metempsicosi, ma metempsicosi è una parola greca. Quindi io sinceramente non ci ho mai creduto. Non ci vede legame, No, 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 io personalmente non ci ho mai creduto molto, non eh? sono mai No, stato fatti neanche. credere, no, lo dicevo è No, no, che ma lo dico come informazione, cioè è proprio lontano dal mio modo di intendere la spiritualità. Ecco. No, non, mi sembra un po', a me sembra un po' degradante pensare che il corpo che ho sia una specie di
so, come l'automobile, no? Non Ci capisco. faccio 100.000 chilometri e poi le prendo un'altra. Non... Anche perché questa idea parte dal presupposto che fra anima e corpo ci sia una specie di dualismo, no? Una dicotomia, no? Che siano due entità che convivono. Invece la spiritualità, anche quella cristiana di oggi, sempre più afferma che anima e corpo non sono due compagni di viaggio, sono un tutt'uno. Sono un tutt'uno e sono stati creati insieme, se si crede a Dio creatore, e quindi insieme condividono il destino, prima della vita, nella mente di Dio, durante la vita su questo mondo, su questa valle di lacrime e anche dopo la vita. Insomma, quello che pensavo io, sentendo lei, mi ha fatto un'immagine sbagliata. Sì, secondo me non ha molto a che Allora, vedere faccio con credere. questo. Però questa è l'opinione mia, poi sono temi difficili. Sì, sono temi difficili. D'altra parte io quando mi fanno domanda rispondo in base a quello. Sì. Sì, io la meglio la spiego anche come la sento io. Ero proprio fuori del seminato. No, fuori del seminato. No, io sto dicendo, non sto dicendo chi ha sbagliato, sto dicendo lei la sente così, io No, non no. è che la sento. Domanda a lei se c'è È possibile, non è la prima volta che mi fanno questa domanda, non è la questa. No. prima volta, perché effettivamente un'anima che migra in un tronco d'albero viene quest'idea. Però come ho detto prima, no? Che tutte le ipotesi sull'interpretazione di questo canto, no? Il linguaggio contorto, no? Non è contorto, è elevato, cioè, così anche queste cose lì, no? Via via che il testo si legge, si approfondisce, si riflette, si vanno a vedere le radici culturali di queste cose, le letture che ha fatto Dante, le sono fatte noi e si... Dei parallelismi, un parallelismo c'è, no? Che però Dante pensasse alla metempsicosi, io questo penso come di no. Questo non conoscevano nemmeno. No, perché gli ho detto, dalla filosofia greca, alcuni filosofi greci, che si studiano a scuola, la prevedevano, loro non mi ricordo chi, non vorrei sparare a cavolate, ma mi pare Eraclito che sia una Una metempsicosi. domanda. Ma no, allora mi sono spiegato male io. Le domande, non ha fatto una domanda cattiva, lei ha fatto, a lei è venuto un pensiero, Mi sembra me l'ha questa detto e io ho detto, secondo me, questo pensiero a me mi verrebbe. Basta, tutto qui. Buona cena. Ora Buon brodino. Grazie.